Scegli di star meglio con le palestre Club One Sport and Wellness. Club One è a Ginosa, presso il Palasport in via Cavese, e a Marina di Ginosa, in via Istria 23. Scegli di star meglio con le palestre Club One Sport and Wellness. L'istituzione della giornata internazionale, così come... A Ginosa non sono mancate le iniziative per celebrare la giornata internazionale della donna. In ambito socio-culturale, la serata promossa dall'Arci di Ginosa, che al Teatro Alcanice ha ospitato la scrittrice Maria Antonietta D'Onofrio per la presentazione del nuovo romanzo dal titolo Poeti di Mandorla Amara. La nuova opera di narrativa della scrittrice medico di base lucana, che continua con forza e intensità il dialogo aperto con i precedenti romanzi su aspetti sempre attuali e drammatici del vivere individuale e sociale, affrontando temi riguardanti la violenza sulle donne, sui bambini e sull'universo adolescenziale, protagonista nel nuovo libro. Il dolore ed il disagio nell'impegno che caratterizza Maria Antonietta D'Onofrio, che attraverso i suoi testi dà voce a esseri umani spesso dimenticati dalla storia e dalla società, delle donne semplice del loro coraggio, con una scrittura semplice ma caparbia e diretta. A rendere omaggio alle tante donne che ieri sera hanno gremito l'Alcanices, la lettura di alcuni passi del testo è seguita da circa una ventina di uomini. La serata è stata lietata dalla cantante ginosina Lisa D'Amelio, che ha interpretato diversi e noti brani musicali dedicati alle donne. Maria Antonietta D'Onofrio, questa sera diciamo che è una festa nella festa. 8 marzo 2013, festa della donna, però c'è anche la presentazione di questo suo ultimo capolavoro dedicato all'universo femminile. Sì, è una bella festa davvero, poi qui a Ginosa veramente si sente molto il calore umano. Sento l'essenza, come dicevo prima, delle cose e delle persone piuttosto che un vuoto apparire. Festa della donna sicuramente, anche se, come diciamo un po' tutti, la festa non è solo questo giorno. Ecco, deve essere un continuo ricordarci sia della donna che di altre persone, anche delle persone considerate diverse dalla mentalità comune. Lei, attraverso i suoi testi, diciamo che dà voce a chi non ha il coraggio forse di gridare, a quell'universo di persone un po' più deboli. In questo testo a chi ha dato voce? Chi parla? Sì, i protagonisti sono dei piccoli. Infatti qualcuno mi chiama la scrittrice delle piccole voci. Anche i protagonisti di questo romanzo sono dei piccoli, sono dei ragazzi indifesi di fronte alla vita, di fronte al loro futuro. Parliamo di adolescenti. Adolescenti, certo, adolescenti. E però ci sono anche altre figure, una signora che perde i ricordi, una signora in breda ad una forma di pazzia, molto delicata ma molto fragile. Ecco, mi piace molto raccontare di queste piccole voci, di queste persone spesso considerate fuori, al margine, altro da quella che invece viene definita la normalità e che ancora non sappiamo bene cosa sia. È piaciuta questa festa? C'è soprattutto molta emozione, perché tutto quello che è stato fatto stasera è stato fatto col sentimento, col cuore e con un'idea basata su un substrato culturale che voleva celebrare la giornata internazionale della donna, mettendo in rilievo uno degli aspetti più positivi delle donne, quello di essere lettrici più degli uomini. La scena che abbiamo voluto allestire qui stasera era proprio per ricordare le donne, dando un senso al titolo del libro, e poi chi leggerà, i lettori che lo leggeranno vedranno che è anche denso di poesia. E quindi i nostri mandorli, perché è un albero tutto nostro del sud, i fiori rossi che ricordano le morti purtroppo avvenute nelle mura domestiche per amore, si dice, delle donne, e il lutto della rosa che è anche su ogni albero. Sono 12 gli alberi per 12 mesi. Su tutto quello che c'è qui c'è un pezzo di anima almeno di 50 persone dell'Arci. Un pezzo più grosso di anima ce l'ha messo Tina D'Amelio. Tina, complimenti, veramente un bel lavoro, una bella scenografia. Sei riuscita a ornare questo Teatro Alcanice questa sera, veramente bello.
Ti ringrazio per i complimenti. Sì, abbiamo cercato di dare un po' di colore e ci siamo riusciti. Abbiamo avuto i complimenti di tutti. Le rose ci sono, hanno un bel effetto. Mi hanno portato via molto tempo, però devo dire la verità, ogni rosa che ho fatto l'ho dedicato ad una donna che è stata uccisa per violenza, quindi in cuor mio sono veramente soddisfatta del lavoro. Chiaramente il lavoro che ho svolto non è stato tutto da solo, perché come diceva Adele ci sono state anche le altre donne. Siamo riusciti alla grande, spero che sia piaciuto a tutti, veramente tutti ci hanno fatto i complimenti per la scenografia.